Amici di Sport Incontri, buonasera, benvenuti all'appuntamento straordinario, quello del sabato, dove oggi parleremo di calcio. Abbiamo un personaggio con il quale parleremo a tutto tondo dei campionati dilettantistici e della sua società in particolare. Si tratta di Simone Angelini. Buonasera Simone, benvenuto alla nostra trasmissione. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, Poi abbiamo Armando Lillo. grazie, un saluto a tutti e complimenti per la Ma trasmissione. figurati, Simone, abbiamo Armando Lillocci, dei personaggi naturalmente di Sport Incontri, ma dei personaggi che di calcio ne sanno tantissimi, come appunto Armando Lillocci. Buonasera, Armando. Buonasera a tutti, buonasera Simone Angelini. Quindi, Grazie, buonasera a voi. dopo Armando Lillocci abbiamo Moreno Salani, anche lui naturalmente, oltre che di Sport Incontri, è anche del Messaggero, uno che scrive tantissimo, che conosce il calcio ormai da tantissimi anni. Quindi buonasera Moreno. Buonasera e un saluto a Simone Angelini. Ecco, aspettiamo anche qualcun altro che magari si colleghi con noi, Ciao, grazie, un saluto a voi. magari Fausto Collarini e qualcun altro, vedremo un po', entreranno in corsa. Allora, Simone Angelini, allora, ti ringrazio innanzitutto per essere con noi. Tu sei il direttore sportivo del Castiglion del Lago, perché dopo la fusione tra San Fatucchio e Trasimeno, la nuova società si chiama Castiglion del Lago. È una società detta, insomma, di noi che guardiamo dal di fuori. È una società, sembra ambiziosa, una società che si è già attrezzata benissimo per quanto riguarda la composizione della squadra. Ha riconfermato Francesco Farsi come tecnico e tutto il suo staff con Cagiola e tutto il resto. È una società ambiziosa, questo lo dobbiamo dire. E è una società che si è mossa come se si dovesse partire magari domani, no, Simone? Sì, proviamo a pensare positivo, nel senso che proviamo a strutturarci come se si dovesse partire domani. È chiaro che c'è ancora molta indefinitezza. Io, questo è vero, la giovane età, ma è la nona stagione in questo ruolo e devo dire che è un po' la più difficile, o meglio, quantomeno la più strana, passatemi il termine, nel senso che non abbiamo ancora certezze rispetto a quando si potrà riprendere. Io, onestamente, pessimista, ci mancherebbe, però siamo in un momento in cui nel massimo campionato nazionale si gioca con delle restrizioni incredibili. Non c'è ancora un tifoso e pensate che per il calcio dilettantistico non avere introiti per quanto attiene il pubblico sarebbe qualcosa di delittuoso. Le responsabilità non vengono ancora definite in toto perché arrivasse, ci fosse un positivo e qui si parla poi di salute, di responsabilità oggettive, non lo so, di presidenti, insomma bisogna che si faccia grande chiarezza. Il 1º luglio è partita la stagione ufficialmente riguardo i tesseramenti, ma quello che fa da contraltare quantomeno è stonante è che ancora non ci sia una definizione di una data per una ripartenza e soprattutto un protocollo reale. Si può giocare a calcio nei dilettanti senza un vaccino e con il coronavirus che veicola, che circola? Questa è la domanda che mi faccio e alla quale non so dare una risposta. Sì, questa è la domanda che giro un po' ai colleghi Armando Lillocci e a Moreno Salani. Hai sentito le parole, Armando, di Simone Angelini e le sue preoccupazioni? Sono preoccupazioni fondate, insomma. Beh, questo è il tema maggiore che bisogna affrontare in questo momento, perché qui ancora non c'è un protocollo preciso, non si sa per esempio, qui si parla, sì, loro fanno bene ad avere le ambizioni, ad attrezzarsi, a contattare i giocatori e così via, però qui non si sa in che maniera per esempio possono ripartire non tanto i campionati, ma nemmeno gli allenamenti, perché anche per quanto riguarda gli allenamenti, noi vediamo in Serie A che vengono controllati anche da terze persone, e quindi dalla federazione che vengono rispettati tutti i protocolli. Ora, quando si ripartirà? Adesso è caldo e va bene, possono anche essere distanziati, possono fare degli allenamenti differenziati sull'atletica e così via. Ma quando si comincerà a giocare effettivamente a calcio con le partite amichevoli e così via, ma come pensiamo che possa essere rispettate delle norme
igieniche, delle norme del tipo di quelle che hanno permesso la ripartenza dei professionisti. Io penso che a questo punto ancora siamo lontanissimi, senza parlare poi dei campionati. Anche i campionati andremo verso l'inverno, avremo le nostre panchine con 10 persone sotto, dove li metteremo? Noi non dobbiamo guardare in Serie A, che stanno tutte con le mascherine distanziate, fuori classe della Serie A, sparsi sulle tribune, sparsi su quelle panchine che sono immense. Noi pensiamo alle nostre situazioni, ai nostri spogliatoi. Quindi, e qui qualcuno dovrà dire qualche cosa, dovrà chiarire, perché altrimenti stanno tutte in surplus. Noi parleremo adesso con Simone Angelini anche delle mosse dei giocatori acquistati dalle varie società, dalla sua in particolare, che si sta muovendo sul mercato assai bene, però rimane sempre questa grande incertezza. Poi l'altro tema che dovremo affrontare è quello economico, perché anche qui ci troveremo di fronte ad una crisi mai sentita prima di oggi. Ecco, vedremo come loro affrontano questa crisi, perché adesso si compra il giocatore, ma io ho sempre detto che in estate si spendono tanti soldi, ma sono soldi di parole, non circola un euro, e quindi gli euro veri ci vorranno quando scatteranno i primi rimborsi spese. Allora bisognerà parlare di economia. Adesso si può comprare tutto ed il contrario di tutto, si può promettere e parlare di decine di migliaia di euro come di nulla, però in questo momento le società non stanno tirando fuori niente. Quando faranno la programmazione, quando cominceranno a contare gli sponsor, i proventi dai trasferimenti, i proventi dagli incassi del botteghino e così via, si accorgeranno, è scontato che ci saranno delle mancanze notevolissime. Ecco, questo ci piacerebbe di sapere come vengono affrontate dalle società. Quindi su questo magari poi Simone Angelini ci potrebbe dare qualche chiarimento. E allora Simone, puoi anche rispondere a quello che ti ha chiesto Armando. Ma è tutto vero quello che dici. Io dico che noi siamo una società fortunata per un aspetto che non tutti possono avere, che noi abbiamo la famiglia Marchetti, con a capo il dottor Mario Marchetti, che gestendo delle aziende farmaceutiche ha sì risentito di questa crisi, ma in maniera probabilmente leggermente inferiore. Adesso non è devo fare i conti in tasca al presidente, ci mancherebbe, o quantomeno la grande passione gli permette di dare una garanzia, almeno una base, su quello che sarà l'impegno economico per la prossima stagione. Poi se io vi devo dire che ad oggi sono state definite, e non è il mio compito perché io sono insomma una componente tecnica, però è chiaro che con i miei dirigenti parlo, che poi ti fanno ragionare e strutturare e completare la squadra su un budget. Oggi noi abbiamo fatto una scelta, cioè fare la squadra con quello che abbiamo, perché questa è una società seria e vuole fare il passo secondo la gamba. Tant'è vero che sì, ci siamo permessi i minichini, sì, ci siamo permessi la riconferma di qualche giocatore big, ma io se vi faccio l'età media di questa rosa, che è alzata alla grande da Mattia, è di 23 anni, perché nei 12 over che avremo, io vi parlo di un portiere 2000, di 4,98, di un classe 99, di 95, qui abbiamo cercato di ragionare anche in relazione a una progettualità che ora abbraccia anche la parte San Patucchio, che ormai siamo un'unica famiglia, dove vuole anche, come dire, una crescita dei giovani e sicuramente lanciare anche giocatori che stanno per fare quella scintilla, no? Per esplodere definitivamente corporandoli con giocatori di acclamata esperienza per cercare di fare un campionato senza nascondersi, per migliorare la posizione dello scorso anno. Lo scorso anno, a 7 giornate dalla fine, eravamo sesti, per cui è chiaro che oggi il Castiglione del Lago vuole provare ad arrivare tra le prime 5 di questo campionato. Allora, Moreno Salani, abbiamo, tu che sei addetto un po' al calciomercato, no? Abbiamo detto che è quella ex Trasimeno, Castiglione del Lago, che con la fusione del San Fatucchio è una delle squadre, delle società che si è mossa meglio su questa forma di mercato. Però, come ha detto Angelini, si è mossa meglio su alcune pedine. Per il resto è una squadra giovane, ha fatto la fusione con il San Fatucchio proprio
per abbattere anche i costi. Questo poi lo chiederai tu o glielo chiederò io ad Angelini, proprio perché per effetto dello sfruttamento dei giovani che ha in seno alla propria società. Moreno, è per te, Simone Angelini. Sì, mi sembra che Castiglione del Lago sia una, da quello che, con come si sta muovendo sul mercato, sia una delle società più attrezzate e più che si stanno muovendo bene. Ma questo, diciamo che già lo hanno, già l'anno scorso avevamo detto che insomma, anche se diciamo era sotto un altro nome la dicitura della squadra, la società puntava a un campionato di vertice, poi per una serie di situazioni che sappiamo tutti non è andata come è andata. Quest'anno memore, diciamo, ecco, un po' dell'esperienza passata, la società credo che abbia dei punti fermi, degli obiettivi ben chiari su cui muoversi e su cui puntare. Ancora ovviamente, ecco, per quanto riguarda i movimenti di mercato, penso che Simone ci possa delucidare meglio su come su quelli che sono stati finora gli acquisti fatti. Vorrei chiedergli questo, dalle trattative finora fatte, che cosa, dove puntate maggiormente, dove sono i punti da dover colmare rispetto alla stagione passata? Non ho capito bene l'ultima parte perché la connessione va e viene. Diceva allora, Moreno, Piero, dai movimenti finora fatti, no, di sì, mercato, come intendi muovere? Cioè, ci sono dei puntare su particolari reparti da colmare, oppure diciamo, ecco, è un con l'inserimento di giovani e quelli già fatti siete già, diciamo, a buon punto? Allora, noi abbiamo costruito la squadra che di fatto è quasi completata, ci manca un laterale, poi sapete che Francesco Farsi gioca segreto di Pulcinella, col 3-5-2, che è un po' il modulo che gli ha garantito le migliori fortune, no? negli ultimi anni della sua carriera, che poi sono svariati gli anni di carriera, si sta distinguendo, e ci manca un quinto di destra da andare a reperire sul mercato. Adesso vedremo cosa riusciremo a fare. Per il resto la squadra è abbastanza completa. Abbiamo cercato di inserire un'ossatura che prevedeva comunque la conferma di Mogliano Fiorucci nel reparto difensivo, perché poi lo scorso anno, insomma, i numeri dicono che siamo stati la miglior difesa del campionato. Quindi mi sembrava quantomeno delittuoso provare a mettere in discussione questi due grandi uomini, oltre che due grandi giocatori. Voglio fargli un incomio perché a dimostrazione dell'attaccamento che hanno palesato e del voler, come dire, proseguire con noi questo progetto, i primi che si sono messi seduti e ci hanno detto: decidete voi qual è il nostro compenso, il nostro rimborso per il prossimo anno. Per cui, insomma, un gesto di grande fiducia, io per questo vi voglio ringraziare. È arrivato Lorenzo Brescia in mezzo al campo e Mattia Menichini in attacco, poi corroborato dal Mattia Sacco, da doppia M, piace chiamarli, perché poi anche Mattia è un po' un'icona, lo chiamo il Totti di Castiglione, si fa, perché è veramente un esempio per l'attaccamento alla maglia e per la grande dedizione che ha. E intorno a loro che si vuole costruire l'ossatura quantomeno di questa squadra, una spina dorsale. Noi abbiamo fatto una scelta anche coraggiosa di dar fiducia a Michele De Vincenzi, che è un portiere secondo me fortissimo, ma in classe 2000, che chiaramente non ha ancora comprovata esperienza, ma sicuramente ha delle qualità. E poi c'è un giocatore come Ghelli, che il girone di ritorno dello scorso anno sono andato a prelevare dal Fabriano Cerreto, viene dalle Marche e addirittura viaggia da solo, e poi si aggrega con i Perugini, ma
è un ragazzo dal sicurissimo avvenire, un classe 98, secondo me molto forte, che può veramente, quest'anno ci ha dato una mano incredibile, quest'anno può esplodere, gente come Miccio, mi piace Giacomo Procacci che ho avuto con me a Gualdo e so quale può essere il suo valore, Gian Giacomo Silvestri, adesso, sono tutti Bura, vuol dire 95, ma che ha già grossa esperienza alle spalle. Noi vogliamo gente che ha fame, questa è una società neofita, affamata, che vuole crescere, non vuole essere sazia, con la pancia piena, quindi ok Mattia Melichini, ok Lorenzo Brescia, ma noi vogliamo anche gente che vuole crescere con noi e che ha fame di successo, di arrivarci insieme a noi. È una scelta un po' probabilmente anche coraggiosa, perché poi tanti addetti ai lavori ci danno come favoriti. Io vi inviterei a osservare i movimenti di mercato dell'Ellera e probabilmente il vantaggio che abbiamo rispetto a loro, io non so come completeranno questa rosa, ma dai rumor sembra di capire che avranno una profondità anche maggiore. Il vantaggio che probabilmente noi abbiamo per la prima volta, che è Cassione del Lago, credo nella sua storia recente, perché poi ricordiamo che le apparizioni in eccellenza sono state tutte purtroppo delittuose sia da un punto di vista economico che di risultati sportivi, c'è una continuità rispetto allo scorso anno. Spero che questo anno di lavoro con Mister Fazzi e i frutti che aveva dato nel girone di ritorno possano sostanziarsi in questa annata avventura. Senti Simone, tu sei giovane, ma hai dimostrato già di avere una certa esperienza, soprattutto a livello di allestimento delle squadre, no? Hai fatto la tua esperienza. Io volevo coinvolgerti sulla valutazione. Qui parliamo in senso positivo, naturalmente. Abbiamo detto prima che non sappiamo quando si ricomincerà, se si ricomincerà, ma diciamo che si ricomincerà. Allora, alcune squadre, alcune società si sono attrezzate, si sono organizzate e si sono organizzate anche abbastanza bene. Una è la tua, e io volevo che facessimo un po' un discorso generale anche sulle altre squadre. Abbiamo visto anche i movimenti di mercato ultimo, il Peronullo al San Sisto, Regnicoli alla Nestor e via discorrendo. Quindi come vedi, insomma, queste società, queste squadre che affrontano il prossimo campionato di eccellenza regionale? Allora, ripeto, adesso faccio una battuta che l'ho fatta a Cabrone, se ti sei trovato a giocarti la Serie D quest'anno, e per me veramente sarà probabilmente la squadra da battere. Dico che la Nestor, allora, io ho avuto opportunità di battagliarci nell'anno di Gualdo, che poi è vero, vinto sia campionato che coppa. C'è un lavoro, un feedback dietro con un gruppo che conosce benissimo Andrea Montecuco, ormai è una squadra veramente organizzatissima, che sa quello che deve fare in campo, che ha veramente grande chimica e grande alchimia. E l'inserimento di Bobo Regnicoli, che tra l'altro è stato un giocatore attenzionato anche da noi, perché eravamo lì, tra virgolette, scegliere, passatemi il termine, tra lui e Mattia Melichini, per farti capire la stima che ho per questo giocatore, che ha grande concorrenzialità, ha l'animo spugnante, uno che sa davvero il fatto suo. Inserito in contesto, io dico che la Nestor veramente è una squadra che può dare enormemente fastidio. L'Orvietana riesce sempre ad attingere bene dal mercato laziale, qui sono convinto una società di Blasone strutturata che farà la sua parte. Poi c'è sempre l'incognita Spoleto, sai, che fino all'ultimo momento non capisci mai quale che conigli possono far uscire dal cilindro. Lo scorso anno è una squadra fortissima, con tutti i giocatori di categoria superiore provenienti da fuori regione, che neanche quella sarà un'incognita, ma poi ripeto, non... Io sono convinto che la squadra la faranno più o meno tutti, perché in questo momento posso chi sulla carta poteva avere qualche, quelle 4-5 squadre che hanno qualche risorsa economica tra virgolette più sicura. Ma poi i giocatori, se vogliono giocare, io dico sempre questo, ma proprio giocare a carte scoperte, dovranno accontentarsi di quello che le società gli propongono. Per cui io non credo che il livello qualitativo si abbassi così tanto dal prossimo anno. Aspettiamola a fare le rose, perché i giocatori sono sempre quelli. Se poi i soldi diminuiscono, o stanno a casa o decidono di andare a giocare da qualche parte. E io sono convinto che andranno tutti a giocare da qualche parte, che l'asse di partenza sarà un'eccellenza molto bella, competitiva, come era quella dello scorso anno. Io credo che lo
scorso anno fosse uno dei campionati, non so se siete d'accordo, più livellati e competitivi dell'ultimo decennio. Peccato che questo Covid ci abbia rovinato l'epilogo, no? Sia in coda che in testa, in zona playoff, dove veramente la battaglia sportiva poteva essere bellissima e da ricordare negli annali, però non c'è stata l'opportunità, speriamo di farsi tutti pesanti. Armando Lillocci, allora abbiamo detto, e adesso con Angelini, che molte società si sono attrezzate anche bene. La Trasimeno abbiamo detto che si è rinforzata molto bene, sono stati bravi sul mercato a reperire i giocatori in quei punti dove necessitavano correggere quello rispetto alla stagione passata, perché ricordiamo che la stagione passata è cominciata male, ma stava finendo in un crescendo entusiasmante, quindi ci aspettiamo molto quest'anno dalla Castiglion del Lago, ma come ci aspettavamo molto da diverse altre società che si sono organizzate, alcune ancora sono ferme al palo, ma tu come lo vedi questo campionato di eccellenza, Armando? È difficile vederlo e anche difficile vederlo, nel senso che ancora non abbiamo certezza. Però ragioniamo in positivo, facciamo finta che siano stati presentati i protocolli che le squadre dovranno rispettare, facciamo finta che le squadre riusciranno a rispettarli tutti, speriamo che a settembre il virus non dia più grandissimi problemi, quindi le cose ci mettono in condizione di poter ricominciare con lo sport. Io tanto voglio fare i complimenti a Simone Angelini, perché lui ha descritto in maniera impeccabile, ma non solo ha descritto, ha realizzato con la sua società proprio quello che da tempo stiamo dicendo che le società saranno costrette a fare, cioè fermare i giocatori della passata che hanno fatto meglio. Lui ha parlato di una difesa molto forte confermata, prendere qualche giocatore di grande esperienza e poi puntare decisamente sui giovani del settore giovanile. Questa è la strada obbligata, la Castiglionese viaggia su questa strada, poi sono assicurati un tecnico con il quale sfondare sul sicuro come Francesco Farsi, quindi sicuramente la Castiglionese è destinata a svolgere un ruolo di prima donna in questo campionato. Le altre squadre quelle che riusciranno a fare la stessa cosa della Castiglionese, quelle che riusciranno quindi a muoversi sul mercato con la stessa oculatezza, con la stessa ponderatezza, sicuramente faranno bene. È chiaro, i nomi sono quelli, l'Orvietana che pesca molto sulla zona del laziale, quindi è meno concorrenza gli si presenta nel mercato umbro. La Nestor che sta facendo molto bene, io metto sempre tra le prime squadre dell'eccellenza la Narnese, che gode di una tradizione importante, che sicuramente alla fine riuscirà a mettere in campo una grandissima squadra, anche perché gode di un bel settore giovanile. E poi non trascuriamo l'Angelana, non trascuriamo il Basile. Io non so ad oggi quali sono le intenzioni del presidente Mammoli, se c'è intenzione di chiedere il ripescaggio o meno, e quindi so però che sono già mossi anche Bastia, prendendo un allenatore giovane, prendendo un direttore sportivo giovane, e quindi sta facendo il massimo per portarsi ai nastri di partenza. Ma io a Simone chiederei, ecco, mettiamo che tutto si svolga bene, tutto in positivo, qual è nella vostra mente, nella vostra progettazione, nel parlare con i giocatori, qual è il vostro programma? Per esempio, si parla di allenamenti, già avete fissato più o meno delle date del possibile inizio degli allenamenti, in che modo portarlo avanti, con quale tipo di amichevoli, e quindi quale idea avete per esempio sulle date di inizio del campionato? C'è qualche proposta? Sentite che viene fuori qualche cosa? Io ho sentito soltanto una data ultima portata al 30 ottobre, ma non ho ancora sentito delle ipotesi di un certo tipo, e comunque delle cose sulle quali già si può programmare, perché l'importante è anche questo. Un'ultima cosa della quale sono soddisfatto alle parole di Simone Angelini è il fatto quando lui ha detto che i giocatori sono messi davanti a un tavolo e hanno detto non facciamo nessuna proposta, nessuna richiesta, ci adegueremo a quelle che sono le disponibilità delle società. Se vi ricordate, qualche giorno fa parlavamo proprio di questo, si diceva non è cambiato niente, i giocatori ancora hanno delle pretese, mentre io sono d'accordo molto con Simone,
quando dice che i giocatori alla fine tutti sceglieranno di giocare, perché lo faranno anche per passione, i giovani ci saranno e si adegueranno a quelle che saranno le, diciamo, i budget delle varie società. Questo sarà un gioco forza al quale tutti si dovranno adeguare. Quindi io vedo una ripartenza. Penso, e qui vorrei sentire il conforto anche di Angelini, penso che forse i 5 allenamenti a settimana, con la ripresa anche del sabato e così via, che, alle quali erano sottoposti i giocatori, godevano proprio di rimborsi spesi, che erano dei veri e propri stipendi, se questi diminuiranno drasticamente, forse anche le società dovranno capire che non ci sarà più la possibilità di tenere impegnati 7 giorni su 7. Simone. Beppe. Allora, spero di aver trattato bene la domanda, perché ho problemi con un po' di segnale. Sì. Però me lo fate capire dalla risposta se ho trattato bene. Allora, io credo che in questo momento ci hanno un po' insegnato, in questa crisi sanitaria in generale, nella conoscenza di questa situazione difficile, diversa, no? Nella vita quotidiana, ad agire step by step, e quindi probabilmente guardando a breve termine. Cioè, oggi noi cerchiamo di strutturarci passo dopo passo, nel senso che ora il primo passo, visto che la Lega Nazionale Dilettanti ha detto i tesseramenti riaprono per la stagione 2020-2021 dal 1 luglio, noi cerchiamo di essere pronti per la costruzione della squadra dal 1 luglio. Cerchiamo di capire, insieme al settore giovanile, la nostra, tutti in una fortuna, magari noi quest'anno abbiamo quattro impianti, per cui cosa dobbiamo cercare di fare? La prima che ripartirà è la prima squadra. Noi abbiamo detto il campo di Castiglione del Lago dovrà essere dedicato solo ed esclusivamente agli allenamenti della prima squadra, e dovrà viverci, insisterci, diciamo, solo ed esclusivamente la prima squadra, con 3 spogliatoi, e cercare di poi applicare tutte quelle norme di comportamento che ad oggi ci hanno insegnato. Chiaro che per giocare a calcio il distanziamento sociale non esiste. Esiste, l'abbiamo visto, se non poter festeggiare, come non esiste perdere l'essenza, l'alzare, l'adrenalina che poi ti crea questo sport. E per cui gli step successivi saranno naturalmente da quello che ci verrà comunicato. Noi siamo anche fortunati sotto un altro punto di vista: il nostro vicepresidente Massimiliano Marchetti, per deformazione professionale, essendo un medico chirurgo, è chiaro che è molto attento. Addirittura si stava pensando di decurtare, e si è pensato di farlo, decurtare una piccola parte di budget per fare cosa? Delle visite mediche più approfondite e magari un test sierologico per partire, ma al di là delle regole che ci daranno, per cercare di vedere, analizzare quantomeno con un primo screening se ci sono eventuali positivi, perché poi noi non vogliamo che accada che qualcuno si ammali da noi, o quantomeno possa rischiare di far ammalare qualche anziano nella propria famiglia, persona più debole. Quindi capite che è una cosa veramente non semplice. Oggi cosa ci dicono i dati, bene o male, che ci stanno propinando? Vero o meno, che questo virus ha perso di forza. Fosse così, è chiaro che è più semplice anche pensare a un'eventuale ripartenza. Però capite che non è facile progettare a livello economico, è facile progettare a livello di tutela sanitaria, così come non è facile pensare più in là di domani o forse di oggi addirittura. Quindi ripeto, giorno dopo giorno cercheremo di capire quale sarà l'evoluzione, a seconda di quella che sarà l'evoluzione. Noi credo che a livello organizzativo, visto che siamo in tanti appassionati e anche, come dire, attenti, cercheremo di porre in essere tutte le misure necessarie affinché ci sia una tutela, e poi soprattutto che si possa anche in maniera giusta l'attività sportiva. Voi pensate che nei dilettanti, i ragazzi che per molti mesi, da almeno da marzo a maggio, hanno vissuto di divano a livello di attività atletica. Senti Simone, una mia curiosità, che è curiosità anche in generale. Questa fusione tra San Fatucchio e Trasimeno, cioè, è venuta successivamente al coronavirus, al problema coronavirus, che ha fatto sì che l'intelligenza della società ha detto
mettiamoci insieme perché, e delle due società naturalmente, perché magari ci, facendo così si può risparmiare. O era già partita da prima questa idea di mettersi insieme, perché sapevo già che la Trasimeno aveva in mente di fare un settore o di avere un settore giovanile alle spalle. Quello con Santucci era un progetto in embrione già dallo scorso anno, ma commemore prima anche del mio approdo, che io sappia che si stava di fatto lavorando, perché era quantomeno paradossale che una realtà di nicchia, d'elite, del comprensorio lacustre come quella dell'ex San Patucchio, che a livello giovanile davvero credo fosse una delle più attrezzate e strutturate, dovesse essere completamente slegata da una società come la Trasimeno, che comunque è una realtà importante, di rilievo, di eccellenza, quantomeno in questo momento. C'era l'eccellenza nel settore giovanile, l'eccellenza a livello di prima squadra, e era il caso di, quantomeno in questo momento anche economico particolare, di unire le forze, di fare squadra in nome della città, cioè di Castiglione del Lago. Io sono un po' romantico del calcio, aver perso il nome Trasimeno, dico sempre ai miei dirigenti, mi dispiace molto, perché come dire, non sono proprio di lì, mi idealizzava un po' tutto l'Interland lacustre, no? E la Trasimeno comunque è famoso in tutta Europa, se non in Italia, se non in Europa, non voglio esagerare, ma anche nel mondo si conosce, per cui un po' più certo. Però ecco, questa SP Castiglione deve essere la squadra di Castiglione a 360 gradi. Credo che questa fusione fosse un passaggio dovuto. Moreno, allora torniamo un po' al discorso generale del campionato di eccellenza, no? Abbiamo detto già dei vari movimenti, anche tu, volevo sentire un giudizio tuo a proposito delle società che si sono meglio distinte in questa sorta di campagna di trasferimento, di allestimento delle società, delle squadre. Ma dunque, guarda, secondo me adesso, dando una rapida, un rapido sguardo ai movimenti, quelle più che si sono mosse con maggiormente, reputo il Ponte Valiceppi e l'Ellera, e illustro anche i movimenti di queste squadre. Il Ponte Valiceppi, che vabbè, ricordiamo tutti, ha perso sia Regnicoli che i due bomber, soprattutto Marri, che Marri lo diciamo tranquillamente passerà dal campo alla scrivania, essendo passato al Pierantonio in qualità di direttore generale. Questa diciamo è una notizia che è un po' più eclatante. Per i movimenti c'è stato quelli fatti dalla società, quelli di Dragoni, che un attaccante che sarà affiancato anche da Nicolas Battistelli, un esterno offensivo che viene dalle Marche, dal Sassoferrato Genga, e diciamo che oltre a Federico Bellucci. Questi sono i movimenti della società perugina. Mentre l'Ellera in settimana si è assicurata Marco Bolletta, con un passaggio dalla Subasio e Cannara, oltre alla conferma di Pinetti e l'arrivo dell'attaccante ex angelana Filippo Pasteri. Per gli altri movimenti ricordiamo il Massa Martana, ha fatto una doppietta, si tratta del portiere Luca Salciarini e di Ivan Fabris, che è un centrocampista. Il Bastia, ricordiamo, ha definito il nuovo direttore sportivo, che sarà Riccardo Migliosi, che quindi farà di nuovo coppia con Caporali, essendo i due stati insieme al Branca, e essendo entrambi di Ripa. Il San Sisto, hai detto bene tu, si è assicurato
è poi l'acquisto più importante dal punto di vista del giocatore Matteo Peronullo. Il Castelvetrano ha un nuovo presidente, si tratta di Francesco Pace, il Timbri infatti è passato alla Ventinella e il Branca, ecco, l'unico movimento di mercato si è finora fatto è di Leo Lanzi, un cubino doc che quindi insomma vestirà di nuovo la maglia del Branca. Ecco, questi sono i movimenti, oltre all'Orvietano ovviamente il doppio colpo fatto dal possente, che abbiamo, l'ho detto anche l'ultima trasmissione, Regis, che viene dalla un passato alle spalle importante, avendo giocato in società di Serie D, e la riconferma di Jacopo Colangelo. Questi, ecco, sono i movimenti più importanti del mercato. Se vogliamo dare anche una rapida occhiata anche alla promozione, diciamo che il Ventinella, diciamo, ecco, che entra a far parte della società l'ex presidente del Castel del Piano, si è assicurata Catani dal Castel del Piano e Simone Mariani dall'Ellera, e oltre a Francesco Montacci dalla Mantignana. Molto quindi attivo il direttore sportivo Miccio. La C4 continua a muoversi molto efficacemente alla ricerca di un attaccante, e si parla sta facendo l'assalto all'ex Nestor Marco Donati. Il Casa del Diavolo si è assicurata le prestazioni di Luca Ravanelli dal Mugnano, e poi il Ponte, diciamo, un'altra società, il Monte Castello Bibbio ha il nuovo allenatore, si tratta di Montecchiani, abbiamo detto del Pierantonio con Marco Madi che sarà direttore generale, e il Petrignano che si assicura le prestazioni di Cristian Catarinelli. La notizia un po', sempre che parliamo di fusioni, è che quella che forse potrebbe andare in porto, un'altra fusione tra l'FC Castello e il San Secondo, quindi nell'alta valle del Tevere le fusioni sono quelle che vanno a sembrare bene in moda. Bene Moreno, adesso volevo sentire Armando Lillocci. Armando, Moreno ha fatto un esame un po' di tutte le società, o quasi tutte, ha detto anche qualcosa sul Bastia col nuovo allenatore eccetera, però movimenti, il Bastia sta attendendo ancora delle risposte, quindi è per forza di cose destinata ad aspettare, però qualche movimento tu lo sai, lo conosci magari essendo lì del posto? No, perché non trapre niente, penso che ancora non stanno facendo niente, perché devono sapere che categoria fare, poi penso che di tempo c'è tanto, qui si sta facendo molta muina tra le varie, all'interno delle varie società, spostando pedine a destra e a sinistra, ma come abbiamo detto finora non si è ancora certi di nulla. Io ho delle curiosità, per esempio ancora qualche cosa da Simone Angelini, che mi sembra un ragazzo oramai molto navigato, molto esperto, che conosce anche tutto l'ambiente. Qui si parla delle società che potranno andare per la maggiore, ma io vorrei chiedere a lui, che conosce un po' il sentore, un po' di tutto l'ambiente del calcio, se a suo avviso ci saranno anche delle società, o se ci sono delle società che attualmente si trovano in grandissima difficoltà e che probabilmente nel prossimo campionato non si presenteranno, perché avranno dei problemi tali e tanti che non riusciranno a separare. Che cosa pensa poi delle agevolazioni fiscali, delle agevolazioni che vengono fatte al calcio dilettantistico, se sono una goccia d'acqua nel mare oppure se sono effettivamente efficaci? Allora Simone, io ti faccio rispondere, però mantengo l'impegno, perché avevo detto di trattenerti fino a una certa ora, so che tu devi andare, quindi dopo la tua risposta chiudiamo la nostra trasmissione. Allora, intanto vi sento male, intanto forse ho capito anche la domanda, ma faccio un'ultima considerazione, no? Prima di salutarvi, nel senso che io non so quanti aiuti reali, agevoli fiscali sono state effettive,
sia da parte del governo che da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Probabilmente la Lega Nazionale Dilettanti non è colpevole perché ha fatto il massimo che ha potuto con in testa il presidente Repace, ma io tutti questi grandi aiuti non li ho visti, perché poi anche questi sovvenzionamenti che ho perduto sono un po' come i prestiti che dovevano dare le banche alle aziende, che devi avere 8.400 requisiti che spesse volte sono impossibili e anche per noi, per cui credo che purtroppo dovremmo fare tutti il pane con la fina che si ha, cercando di ottenere il massimo e di mantenere una sostenibilità aziendale, perché poi anche nel calcio si parla di azienda a questi livelli. L'auspicio è che tutti intanto possiamo rivederci nel rettangolo verde di gara a gioire, esultare o a disperarci, perché questa credo sia la più grande vittoria al di là di tutto dopo aver passato questi mesi, certo, di discussione forzata in casa. D'accordissimo. Bene, con queste parole di Simone Angelini noi concludiamo questo appuntamento, è un pochino più breve del solito, ma io avevo una promessa da fare, da mantenere con Simone Angelini, lasciarlo al più presto, lo riavremo con noi e quindi diamo appuntamento ad una prossima volta. Intanto ringrazio Armando Lillocci, grazie e buonanotte. Grazie a te, buonasera a tutti. Ringrazio Moreno Salani, grazie Moreno e buonanotte anche a te. Grazie Peppe, a risentirci, un saluto a tutti gli ospiti. E ringrazio soprattutto Simone Angelini, grazie Simone, è stata un po' penata la tua partecipazione perché per risolvere vari problemi tecnici, soprattutto non di natura tecnica. Grazie Simone. Grazie, grazie a voi e complimenti ancora. A presto. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22.
Pasticceria Etrusca. Se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia, in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca. Da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Amici di Sport Incontri, buonasera. Altra puntata dedicata al mondo dell'atletica leggera, del podismo. Ricordiamo, Sport Incontri va in onda tutte le sere dalle 23 alle 24 sul canale 11 di TRG Teleradio Gubbio. Quest'oggi una puntata interessante. Si parla sì di podismo, di corsa su strada, ma di un podismo, di una corsa su strada legata ad un progetto che va oltre lo sport. Poi ecco, nel corso della puntata lo scopriremo meglio. Passo subito a presentarvi gli ospiti, partendo da Federico Rossi, tecnico FIDAL, nonché allenatore del Perugia Running Team Pink is Good, il progetto di cui parlavamo. Poi dopo, ripeto, ne parliamo approfonditamente. Buonasera, benvenuto Federico. Buonasera. Insieme a lui, due delle esponenti di questa squadra, tutta al femminile, Anna Morozzi. Buonasera Anna. Buonasera. E Federica Bianchi. Benvenuta Federica. Grazie, buonasera. Ecco, dicevamo, un progetto particolare, Pink is Good, è un progetto appunto legato alla Fondazione Umberto Veronesi, un progetto che vede protagoniste nel campo dell'atletica, della corsa su strada, persone, donne che hanno avuto a che fare con un tumore femminile, un progetto che spazia su 12 città in Italia e anche Perugia fa parte di questo gruppo importante di città. Ecco, senza perdere altro tempo, io lascio la parola un attimo a Federico intanto per presentarci il gruppo, come è formato, quante persone sono. Poi dopo le due esponenti femminili ci parleranno nel dettaglio di quello che è il progetto. Vai pure Federico. Ecco. Ciao Luca. Senti, ad oggi ti devo correggere, i gruppi sono 14, non 12. Allora, il gruppo di Perugia è composto da 15 ragazze attualmente. Devo dire che sono tutte belle motivate. Guarda, sono stato fortunatissimo a trovare i loro 15, mi aiutano molto nel lavoro. Sono 15 ragazze che hanno come obiettivo, avevano come obiettivo di fare una mezza maratona a fine anno. Ora, dato l'emergenza Covid, i calendari FIDA sono sospesi, quindi Fondazione sta lavorando per rivedere il progetto, per rivedere l'obiettivo della mezza maratona.
E quindi, però, intanto noi ci alleniamo due volte a settimana. L'allenamento si svolge in un'ora e mezzo. Facciamo esercizi di mobilità, di forza, di coordinamento e comunque la corsa lunga è da fare da principe, ecco perché. E poi devo dire, la difficoltà è che queste ragazze non tutte partivano dallo stesso livello. Nel mio gruppo c'è gente che già ha corso una mezza maratona e ragazze che non hanno mai corso. Quindi l'importante è mantenere l'attenzione e il focus su ognuna di loro, rispettando le loro capacità. Ecco, poi dopo Federico parleremo magari un pochino più approfonditamente di quali sono le metodologie dell'allenamento che porti avanti. Allora, passiamo proprio al cuore dell'argomento, alla tematica che sta alla base di questo gruppo. Il progetto Pink is Good. Anna Morozzi o Federica, chi delle due ce lo vuole illustrare? Allora, posso partire io, poi Federica interverrà laddove dovessi dimenticare qualche cosa. Allora, questo progetto nasce nel 2014 ad opera di Fondazione Umberto Veronesi e nasce con l'intento di reclutare delle donne che abbiano vissuto l'esperienza di un tumore femminile allo scopo di dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere. Si deve tornare a vivere, si può tornare a vivere più forti di prima. Quindi dal 2014 una serie di donne sono state, è stato proprio fatto un appello da Fondazione Veronesi, sono state reclutate le prime Pink Ambassador, proprio con l'obiettivo di dimostrare che dopo il tumore si può tornare a vivere, che la vita continua, cambia, si può tornare ad essere più forti di prima. Da quel momento si è creata una vera e propria rete di sostegno tra donne che hanno condiviso questa esperienza. E proprio perché diciamo, la risposta a questo appello di Fondazione Veronesi è stata veramente corposa, la Fondazione ha deciso di coinvolgere sempre più donne in questo progetto proprio allo scopo di condividere la propria esperienza con la malattia e di fare diciamo, una sorta di campagna di sensibilizzazione allo scopo di dimostrare l'importanza della diagnosi precoce e dell'adozione di corretti stili di vita ai fini della prevenzione della malattia e anche ovviamente ai fini della prevenzione per le recidive. Quindi come diceva Federico, ad oggi sono 14 running team, sono partiti con due soli running team a Perugia e Milano. Ad oggi siamo arrivati a 14 running team diffusi per tutta Italia, quindi da Milano, Varese, Torino, Bologna e così via. Quello di Perugia in realtà è uno dei più giovani perché nasce lo scorso anno, quindi la prima edizione è stata nel 2019 con solo 6 partecipanti. Ad oggi siamo di 15, quindi diciamo che l'appello di fondazione è stato assolutamente accolto anche localmente. Come spiegava appunto Federico, nell'ambito di questo progetto sosterremo un allenamento piuttosto importante, impegnativo. Alcune di noi si avvicinano per la prima volta alla corsa, altre magari avevano qualche piccola esperienza, però per tutte noi c'è questo impegno bisettimanale di allenamento con lo scopo di correre questa mezza maratona. Accanto ovviamente a questa attività sportiva che è proprio il clou del nostro progetto, c'è ovviamente una attività di crowdfunding per cui siamo impegnati in una raccolta fondi attraverso una piattaforma che si chiama Rete del Dono. Per cui accanto diciamo, a queste attività di tipo sportivo diciamo, stiamo organizzando tutta una serie di attività volte appunto al reperimento di risorse. Questo perché il progetto Pink is Good di Fondazione Veronesi, al di là appunto di questa nostra attività dei running team, e grazie a questa attività raccoglie fondi e finanzia borse di studio per ricercatori che hanno dedicato la propria attività esclusivamente alla ricerca sui tumori femminili.
tumori femminili che sono in grande purtroppo aumento e pertanto ovviamente il ruolo della ricerca e della prevenzione e della diagnosi precoce è assolutamente fondamentale. Federica Bianchi, allora questo gruppo Pink is Good in 14 città italiane, ecco, tra di voi c'è una sorta di sinergia, collaborate su determinate tematiche anche sportive, magari c'è all'interno di questo gruppo una sorta di campionato oppure ognuno agisce sportivamente parlando per proprio conto? No, beh, ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare tutte insieme pronte per disputare questa mezza maratona e come diceva il nostro paziente allenatore, coach, tante di noi non aveva neanche la ben minima esperienza in merito, quindi come me è stata la prima esperienza in assoluto e con gli allenamenti già stiamo sui 10 chilometri e riusciamo a fare. Quindi con tutte le altre ragazze in ambito nazionale portiamo avanti questa sorta, tra virgolette, di competizione bonaria, perché alla fine ci troveremo tutte insieme per un'unica causa e anche ci sentiamo costantemente sui social e raggiungiamo questo obiettivo sia di prestazioni fisiche per la corsa che anche di raccolta fondi in stretta collaborazione con un obiettivo molto bello e condiviso. Ecco, per una come te che dicevi si è approcciata da poco alla corsa, che significato ha lo sport in generale, la corsa in particolare, in una situazione ecco, di donna che ha avuto a che fare con una malattia del genere? Quanto è importante? È molto importante soprattutto perché con la stessa grinta con cui tutte noi abbiamo affrontato questo percorso difficile, ovviamente non ci facciamo spaventare neanche da 21 chilometri di corsa. Però stiamo anche scoprendo l'importanza dell'attività fisica che è anche elemento fondamentale del progetto per il benessere nostro, soprattutto per chi ha avuto una patologia come la nostra. L'attività fisica insieme a corretti stili di vita anche alimentari è fondamentale e allo stesso tempo questo allenamento che facciamo insieme è già stessa la cura per noi, perché attraverso la corsa riusciamo a trovare il nostro equilibrio anche mentale oltre che fisico e in una dimensione molto bella di squadra che veramente tra di noi è come se ci sentiamo, cioè ci conoscessimo da sempre per la condivisione e la comprensione che c'è nel nostro vissuto. Ecco, invece Anna ha già un passato da sportivo, anche per te la corsa tua scoperta. Ma allora, un passato da sportiva è una parola grossa, però diciamo che ho sempre sì, un passato in altre discipline. La corsa è abbastanza nuova anche per me, sinceramente. E sto scoprendo una dimensione, e soprattutto per me è nuova la dimensione di squadra. E devo dire che sto scoprendo un qualcosa di veramente importante, veramente bello, perché poi ci unisce chiaramente il nostro vissuto, il nostro trascorso, ma anche proprio l'idea di praticare uno sport insieme, condividere la fatica, condividere i progressi è veramente un qualcosa che, come diceva Federica, è proprio una parte della cura. Sinceramente questo è un pensiero che ho condiviso pienamente. Questa è una bella cosa, credo sia anche molto, molto importante sentirla dire da persone come voi. Federico, dicevi che all'interno del gruppo, chiaramente, come dimostrano Anna e Federica, ci sono persone con diversa professione, possiamo dire così. Quindi ecco, tu come gestisci le varie persone, magari nelle loro differenze? Io devo allora capire le persone innanzitutto, parlare, valutare chi mi trovo di fronte, perché a volte non anche l'aspetto umano, l'aspetto psicologico va valutato, va capito. Quindi devo essere io a essere molto empatico con le persone, ci provo perlomeno. E poi butto un occhio a tutte,
Una volta seguo più un gruppo, una volta più un altro gruppetto. Però provo a seguirle tutte, provo a fare il mio massimo, e anche perché è un gruppo di ragazze eccezionale. Guarda, sono stato veramente fortunato a trovare loro 15. Mi rendono tutto molto più semplice. Immagino, anche perché, come abbiamo sentito, c'è una motivazione forte alla base di tutto, per cui credo che quando fanno le cose credendoci pienamente, non solo per raggiungere un traguardo sportivo, ma per raggiungere anche traguardi ben più importanti, credo che sia piacevole alla fine collaborare tutti insieme all'interno di un gruppo come Pinkies Group. Poi guarda, una cosa, il podismo è uno sport personale, però loro hanno saputo fare squadra, team, sono veramente contento di questo, hanno una parola per aiutarsi sempre, non c'è rivalità, non ci sono invidie, sono veramente, no, tanta roba, come si dice ora. Senti, allora, veniamo da un periodo abbastanza complicato sotto tanti punti di vista. Sì. Per quanto riguarda, ecco, rimaniamo nell'ambito sportivo, per quanto riguarda voi, come hai gestito la cosa, come hai proseguito gli allenamenti in questo periodo di chiusura? Allora, guarda, noi siamo stati il primo team a essere presentato, quindi noi ci siamo conosciuti il 15 gennaio. Dopo è capitato il lockdown e capisci che mantenere alta l'attenzione sul focus, sull'obiettivo, è stato un lavoro importante. Però attraverso... abbiamo fatto dei gruppi nei social tipo Strava, dove la gente condivideva le proprie corse, si incontravano su Zoom le ragazze, condividevano i propri allenamenti. Poi, bene o male, siamo arrivati a giugno, la data in cui sono iniziati gli allenamenti al parco, che erano veramente motivate e pronte. Quindi è stato un lavoro non molto semplice, però l'abbiamo fatto tutti insieme. Anna Federica, allora, visto che nel 2020 finora non, a livello agonistico non c'è stato niente, per i prossimi mesi dal punto di vista delle corse su strada, credo che Federico, penso, lo può confermare, non ci sarà niente lo stesso. Andiamo a vedere un attimino, nel 2019 com'è andata la vostra carriera agonistica? Che gare avete fatto, se ne avete fatte? Allora, noi nel 2019 non abbiamo fatto nulla perché, come diceva Federico, il gruppo si è costituito a gennaio 2020, ecco, quindi siamo... Niente, neanche singolarmente vi siete... No. Quindi... Allora, novizie. Siamo novizi, quindi vedremo quello che ci riserva, se il 2020 ci potrà riservare qualcosa, ma ne dubitiamo, vediamo. Siamo in attesa anche di conoscere quale sarà poi il termine del nostro progetto, proprio perché c'è stato questo lungo stop, quindi ancora non abbiamo idea di come proseguirà e di quando... gestire la cosa. Esatto. No, ecco, Federico, per esempio, tu sei anche tecnico fidati, quindi sei... dentro queste tematiche del momento, ogni giorno escono nuove disposizioni. Adesso non è possibile correre su strada, però in qualche maniera è possibile correre in pista. Ecco, c'è il progetto, magari anche per le tue ragazze, di andare in pista a fare qualche... Ma qualche guarda, no, correre in pista non penso che sia il loro obiettivo, il loro target. Una bella corsa su strada, ma guarda, loro cercano in questo momento la compagnia, il benessere, di apprezzare la corsa. In un ambiente molto competitivo come la pista non gli appartiene al progetto, ecco.
secondo me, questo è il mio punto di vista. Siamo, diciamo, un gruppo di amici. Quindi la parte agonistica, diciamo, è messa un po' da parte. Sì, bravo, esatto. La parte agonistica non appartiene a noi, ecco. Dunque, purtroppo le donne sono molto, molto colpite da queste tipologie di malattia. Ecco, ci sono, parlo con le due ragazze, avete persone che vi avvicinano, vi cercano per poter entrare a far parte del gruppo, cercano magari tramite voi di superare determinati momenti particolari di difficoltà? Chi vuol rispondere? Posso, ecco sì, ovviamente questo progetto include anche questa forma di supporto a tutte le donne che si trovano purtroppo a intraprendere questo percorso di cure. E quindi nelle nostre manifestazioni che speriamo di poter realizzare da qui a fine anno, disposizioni permettendo, oltre a divulgare, diciamo, l'importanza della raccolta fondi per la ricerca, diamo anche un sostegno concreto a chi ha bisogno di un conforto o comunque di affrontare la malattia con, diciamo, il supporto di chi già c'è passato. E questo l'abbiamo già sperimentato singolarmente ognuna di noi. E ritrovarci con questo progetto sicuramente ci dà anche l'opportunità di farlo anche in modo migliore, in modo più consapevole, perché ci abbiamo alle spalle il sostegno e supporto della Fondazione Umberto Veronesi, che ci dà anche questo supporto per fare del nostro lavoro anche verso le altre donne. Ecco, ma per esempio allargate il vostro orizzonte anche al di fuori della parte della corsa, quindi del progetto di atletica leggera, magari sul settore culturale, teatrale, adesso invento qualcosa così, quindi spaziate anche su altri settori oppure è solo finalizzato allo sport? Ma diciamo che allora per tutto quello che sono attività che esulano dallo sport, la Fondazione Veronesi ci dà sostanzialmente una certa libertà e discrezionalità di azione, ovviamente sempre previa supervisione, nel senso che certo, ogni iniziativa certo. Che chiaramente dobbiamo o vogliamo andare ad organizzare deve avere l'avallo di Fondazione Umberto Veronesi. Chiaro che all'inizio ovviamente del progetto tantissime erano le idee in cantiere, poi con il lockdown siamo state assolutamente bloccate. Adesso stiamo un po' faticosamente riprendendo ed eravamo sì orientate verso altri tipi di attività a sfondo anche culturale, ma ovviamente siamo un po' così ancora in sospeso perché non capiamo bene quali siano le disposizioni, quindi vorremmo ovviamente agire in piena sicurezza e pertanto insomma siamo un po' ancora allo stato proprio iniziale, stiamo cercando di valutare cosa può essere fatto, ma avevamo in mente iniziative che abbiano a che fare con l'arte piuttosto che con la musica, vedremo, insomma progetti in cantiere ce ne sono parecchi. Dobbiamo vedere se riusciremo a realizzarli. Federico, torniamo a te. Parlavi di mezza maratona come obiettivo del progetto, del gruppo. Quando pensi che si concretizzerà questo fatto? Allora, quando penso? Allora, l'obiettivo, il progetto prevedeva di portare la ragazza a mezza maratona via Pacis a Roma a novembre. Però ad oggi non sappiamo quando riprenderà l'attività nostalgia. Quindi forse nel 2021 io le preparo per una mezza maratona
anche a fine anno saranno in grado di fare una mezza maratona. Però quando metteranno il pettorale, vedremo ora. Non c'è nessuna fretta, non c'è nessuna voglia imminente. No, non possiamo, con questa situazione non possiamo, è impossibile fare un programma preciso, però noi intanto siamo nel sul pezzo. Senti, adesso ritorno a te come membro FIDAR, una cosa che magari esce un pochino dall'argomento principale. Come vedi queste disposizioni anche per le corse in pista, le gare in pista? Guarda, io non sono molto, non sto seguendo molto questa tematica, però sento di molte critiche nei confronti della FIDAR, ma sicuramente io sono convinto che la FIDAR la sta operando per rispettare la nostra salute. Certo, non a nessuno piacciono certe posizioni, però questo è, se è per il nostro bene va fatto. Sicuramente. Allora, ho sotto occhio il cronometro che scorre inesorabile, tanto per rimanere in tema di tempi, abbiamo ancora un paio di minuti. Torniamo un attimo alle ragazze per far conoscere meglio la vostra attività, quello che è il vostro progetto. Avete un sito internet, dei social? Abbiamo una pagina Facebook, che è la pagina del Perugia Running Team 2020, Pink is Good. È un po' lungo, però questo è il nome del progetto. E poi abbiamo anche una pagina Instagram, se non sbaglio, Fede, correggimi se sbaglio. È correttissimo. Corretto. Che ha lo stesso nome. Che ha lo stesso nome, ovviamente, della pagina Facebook. Dopodiché più, e questo proprio è sono ovviamente le pagine che riguardano noi, il nostro running team, chiaramente. Dopodiché più ampiamente il progetto Pink is Good è illustrato nel sito della Fondazione Umberto Veronesi, c'è proprio una sezione dedicata al progetto Pink is Good che fa riferimento a quello che è lo scopo del progetto a livello generale, rimandando poi alle singole realtà locali. E poi ovviamente l'altro link importante per noi è la rete del dono, in cui noi siamo presenti come gruppo. Lì c'è stata data una scelta se essere presenti singolarmente, quindi come persona, singola persona fisica, oppure come gruppo. Noi, in questa logica che ci ha sempre contraddistinto, per cui da subito siamo state squadra, abbiamo fatto una pagina di gruppo che si trova appunto sulla rete del dono, anche qui ancora una volta Perugia Running Team 2020. Pink is good. Bene, così anche i nostri telespettatori sanno dove poter andare ad informarsi su queste importanti iniziative. Siamo davvero alla conclusione, il tempo passa veloce, con un passo molto più veloce di una mezza maratona, qui si viaggia sui tempi da 100 metri, quindi ci dobbiamo salutare. Ringrazio Anna Mrozzi, Federica Bianchi e tramite loro tutte le altre ragazze Pink is Good Perugia Running Team. Un saluto con il nostro slogan: niente ferma il rosa, niente ferma le donne.